Andiamo a aprire la parola di Dio nell'Evangelo di Luca, capitolo 19, verso 5. Evangelo di Luca, capitolo 19, verso 5. Luca 19, 5 dice: E quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e gli disse: Zaccheo, scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua. Alleluia. Signore benedica, potete accomodarvi. Prima ancora di iniziare desidero dire da dove è scaturito ciò di cui desidero parlare stasera. Fratello Sons, una volta missionario in Spagna, già da un bel po' di mesi è tornato in America, anche lui era in questa conferenza in Inghilterra ed ha detto una frase e poi tra le varie scritture che ha utilizzato, lui ha fatto un insegnamento, ha utilizzato anche questa scrittura ed altre, e la frase che lui ha detto, che è il nostro titolo stasera, è Dio sa chi ha fame. Se noi glielo chiediamo, lui ce lo fa sapere. Ci fa sapere chi ha fame. E ha dato la sua testimonianza quando lui era ancora un ragazzino, aveva così lavorato per un po' di tempo in una officina meccanica nella città di Houston. Il proprietario, il meccanico per cui lui lavorava, ha detto era un uomo molto, molto duro, molto severo, con tutti quanti, con gli operai, con i figli, con la moglie, con i clienti. Ha detto il più delle volte quando apriva la bocca non era mai per dire cose gentili, o bestemmiava oppure malediceva le persone. Era una persona che lui, essendo un ragazzino, gli incuteva un certo timore, però poi per un po' andò via ed era un bel po' di tempo che non lo vedeva. E il fratello Sons, fin da giovane, fin da ragazzino, ha sempre avuto il desiderio di portare anime al Signore. E pregava perché era deluso del fatto che dava opuscoli, parlava con le persone, ma non sembrava che ci fosse alcun esito a quella sua azione. O quando qualcuno veniva in chiesa, magari se erano in cinque a venire, era già un miracolo se una persona restava. E questo lo disturbava moltissimo e ne fece motivo di preghiera. Cominciò a pregare, a chiedere a Dio di aiutarlo ad essere più efficace, più efficiente nell'opera di evangelismo, nel portare Gesù alle persone.
nel portare le persone a Gesù, perché è una strada a doppio senso. Ha detto un giorno mentre pregava, ha detto, Signore gli parlò e gli disse, io so chi ha fame, dal punto di vista spirituale ovviamente, e se tu me lo chiedi, io ti dirò chi è la persona che ha fame. Perché è ovvio, il suo ragionamento era anche quello, se una persona è piena, se una persona non ha fame, non sarete in grado di fargli mangiare qualcosa, soprattutto se è qualcosa a cui magari non è abituato. Ma se una persona ha fame, è generalmente disposta a mangiare pure le pietre. E quindi lui fece tesoro di questo messaggio da parte di Dio e cominciò a pregare, cominciò a dire, Signore, indicami una persona che ha fame, a cui io possa portare la testimonianza. E dopo qualche giorno, nella sua mente, era come se qualcuno glielo avesse gridato con un megafono, gli fu gridato il nome del meccanico per cui lui non lavorava da tempo. E lui ha detto, Signore, sei sicuro? Proprio lui? E lui continuò a pregare, ci vollero svariati giorni, non vorrei sbagliarmi, ma credo che abbia detto, se ricordo bene, che è passata qualche settimana prima che riuscì ad avere il coraggio. Perché lui ha detto, ragazzino, com'ero, quell'uomo mi incuteva un così grande timore, che non voleva andare, però lui aveva pregato, Dio gli aveva detto che quella era una persona che aveva fame. E il solo pensiero di tutte le brutte parole che quell'uomo diceva, come se stesse distribuendo caramelle, lo metteva in uno stato di disagio, ma finalmente riuscì ad avere abbastanza coraggio per mettersi nella sua macchina, anche se aveva, penso, un 17 anni, ma l'ho già detto altre volte, in America la patente si può prendere a 16 anni. E si mise nella sua macchina e andò verso l'officina. Preferì non fermarsi proprio davanti all'officina, andò un po' oltre, poi scese dalla macchina con tutte le incertezze di questo mondo e cominciò ad andare verso l'officina. E quando il meccanico lo vide, gli scaricò una serie di brutte parole e poi gli disse, è un sacco di tempo che non ti vedo, dove? E poi anche di nuovo là il fratello Sons faceva dei suoni che non potevano essere interpretati per dare l'idea, dove sei stato tutto questo tempo? E lui, il fratello Sons, ha detto, sono stato occupato. A che cosa al mondo hai mai fatto? Sono stato in chiesa. E cercava il modo di iniziare la conversazione. E quando lui disse di essere stato in chiesa, e poi disse pure, chiamandolo per nome, il Signore sta per tornare, sei tu pronto? Fratello Sons ha detto, ero così nervoso, ero così impacciato che non sapevo da dove cominciare, ma Dio gli aveva detto che quella persona aveva fame. E quando lui gli chiese, sei tu pronto? L'uomo cambiò immediatamente atteggiamento e ha detto, no, non sono pronto. E ha detto, le lacrime sono cominciate a scendere dai suoi occhi, ha detto, fratello Sons di nome, si chiama Gary, ma lui lo aveva sempre chiamato piccolino.
detto, piccolino, posso venire in chiesa? E il fratello Sonzi ha detto, domani sera sarò qua per venirti a prendere, andremo in chiesa insieme. E nonostante era stato lui stesso a chiedere di poter andare in chiesa, il fratello Sonza aveva i suoi dubbi che si sarebbe fatto trovare pronto, invece era più che pronto, era là ad aspettarlo. Lo portò in chiesa e dopo qualche settimana lui fu battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo, ricevette lo Spirito Santo. E lui ha detto, fra tutte le persone che avevo mai incontrato, lui era l'ultima persona a cui avrei pensato di andare mai a parlare di Gesù Cristo. Però Gesù sapeva che lui aveva fame, si nascondeva magari dietro quell'apparenza di durezza. La sua vita cambiò radicalmente, poi il fratello Sons, qualche anno dopo, è diventato missionario. Ogni qualvolta lui passava da quella chiesa, quel fratello gli andava incontro, continuava a chiamarlo piccolino, e lo prendeva, lo stringeva a sé, lo sollevava dal pavimento e gli diceva sempre grazie per avermi insegnato la parola di Dio, per avermi portato in chiesa. Dio sa chi ha fame. Se noi prendiamo atto di questo fatto, penso che dovremmo pure renderci conto del fatto che l'evangelismo è più che il semplice dare un opuscolo. Evangelismo è più che il semplice dire a qualcuno vieni in chiesa. Evangelismo dovrebbe scaturire al nostro vivo interesse a sapere da parte di Dio chi ha fame. Questo è quello che Gesù ha fatto. Trovandosi là dove c'era Zaccheo, un uomo detestato, ne abbiamo parlato in altre occasioni, un uomo odiato, e che non, la sua statura non gli consentiva neanche di mettersi alle spalle tutti quanti per poter vedere Gesù, però aveva il desiderio di vedere Gesù. Nessuno mai al mondo avrebbe sospettato che Zaccheo era interessato a Dio, però Gesù lo sapeva. E quando giunse sotto l'albero dove c'era Zaccheo, si fermò, alzò lo sguardo e gli disse, ehi, scendi giù il più presto possibile perché oggi devo venire a casa tua. Perché Gesù sapeva che Zaccheo aveva fame. E Gesù lo andò a cercare. Poteva benissimo continuare a godersi il bagno di folla che c'era intorno a lui e andare oltre quell'albero, tanto Zaccheo aveva soddisfatto la sua curiosità di vedere Gesù, ma Gesù sapeva che Zaccheo aveva fame. Lo andò a cercare. In Giovanni capitolo 4 leggiamo della donna samaritana. Una donna che non godeva di una buona reputazione. Aveva avuto 5 mariti e quello con cui viveva non era suo marito. Una donna che, da quello che noi capiamo, preferiva evitare gli sguardi dei suoi concittadini. Preferiva andare al pozzo quando era più che probabile che nessun altro ci sarebbe andato, perché di solito andavano ad attingere l'acqua la mattina o il pomeriggio quando era più fresco. Lei ci andava invece nel mezzo del giorno, perché in questo modo avrebbe evitato gli altri. E nonostante la sua reputazione, nonostante quello che gli altri pensavano di lei, nonostante quello che lei stessa aveva fatto, però è ovvio che Gesù sapeva che lei aveva fame.
e piuttosto che fare come tutti quanti gli altri giudei, quando dovevano andare dall'altra parte della Samaria, che aggiravano la Samaria, preferivano fare il giro più lungo, Gesù ha scelto di attraversare la Samaria perché sapeva che c'era una donna che aveva fame. E quando c'è qualcuno che ha fame, Gesù vuole soddisfare la sua fame spirituale. E andò là per incontrarla, per ministrare a lei. E noi conosciamo la storia come risultato del fatto che la donna incontrò Gesù, l'intero paese dove lei abitava venne a Gesù, perché lei, entusiasta, toccata da quell'incontro con Gesù Cristo, ha superato ogni suo disagio, ogni suo pregiudizio contro i suoi compaesani. Andò a dire a tutti quanti: ho incontrato un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto, non è questo il Cristo? E tutti andarono per andare a vedere Gesù e per andare ad ascoltare Gesù. E poi dicono alla donna: adesso noi non crediamo più per quello che tu ci hai detto, ma per quello che lui sta dicendo, perché alla fine lo scopo non è attirare le persone a noi, non è stabilire una sorta di dominio sulle persone, che magari noi in un modo o nell'altro riusciamo a portare Gesù, ma alla fine l'obiettivo, e non può essere altro, è quello di far conoscere Gesù alle persone. Ed è importante che noi ci sintonizziamo con Dio e diciamo: Signore, fammi sapere a chi, fammi incontrare la persona che ha fame, fammi incontrare la persona che ti sta cercando a dispetto delle apparenze. Che magari noi guardiamo una persona e diciamo: chi lui, chi lei, ma quando mai lui non vorrà mai sentire parlare di Dio, lei non è interessata a sentire parlare di Dio. Magari facciamo questa conclusione per il modo come si comportano, per il tipo di linguaggio che usano o per come si acconciano, e diciamo: sì, vabbè, poi proprio lui o proprio lei. Ma Gesù va oltre questo tipo di barriere. La Bibbia lo dice in modo molto chiaro ed esplicito. Che l'uomo guarda la faccia, guarda l'apparenza, ma Dio vede il cuore, Dio sa chi ha fame. E se noi glielo chiediamo, lui ce lo dice. Zaccheo, la donna samaritana. Ora potremmo sicuramente avere altri esempi, però è più che probabile che nasca spontanea o sorga spontanea l'obiezione: sì, vabbè, però lui era Gesù, lui sapeva, lui conosceva tutte le cose. Cornelio, un pagano. La Bibbia dice che lui faceva molte elemosine e pregava Dio assiduamente. Pur non conoscendolo, lo pregava, perché forse una cosa che noi non abbiamo mai preso in considerazione è il fatto che si può pregare Dio senza conoscerlo. Qualcuno dice: come faccio io a pregare Dio se non lo conosco? Come può fare quell'individuo a pregare Dio se non lo conosce? Quando una persona non conosce Dio e prega rivolgendosi a ciò che lui o lei conosce come Dio, quello è pregare. Ora, è chiaro che se sta pregando una statua, la statua non gli risponderà mai, ma se è onesto e sincero nel suo cuore, Dio in un modo o nell'altro troverà il modo di rimuovere quella statua e di stabilire un contatto diretto con la persona. Un centurione pagano, un centurione romano che ha fame di Dio. E nessun giudeo al mondo si sarebbe mai sognato di andare a casa sua, perché era contro le loro regole. Non potevano entrare nella casa di un gentile, di un pagano. Però all'altra estremità c'era Pietro,
che anche lui, dice la parola di Dio, nello stesso capitolo, capitolo 10 degli Atti, nel verso 9, dice che il giorno seguente, mentre gli uomini che Cornelio mandò per andare a cercare Pietro, dietro indicazione dell'angelo che gli apparve, mentre loro erano in viaggio per andare a cercare Pietro, Pietro salì sulla terrazza verso l'ora sesta per pregare. Cornelio pregava perché aveva fame e Pietro pregava perché voleva fare la volontà di Dio. Non consideratelo una presunzione, Cornelio aveva fame e Pietro non lo sapeva e Pietro stava pregando, probabilmente dicendo: Signore, a chi devo andare? Chi è la prossima persona che devo evangelizzare? Chi è la prossima persona a cui devo parlare? E mentre lui pregava, Dio gli parlò in visione, lo preparò per essere pronto a portare il cibo nella casa di Cornelio. Perché Dio sa chi ha fame. E se noi glielo chiediamo, se noi glielo chiediamo, lui ce lo dice. Saulo. Ora, Cornelio era un uomo che faceva bene. Faceva elemosine. Saulo invece era un uomo temuto, soprattutto dai cristiani. Un uomo che aveva fatto uccidere, aveva fatto mettere in carcere, aveva perseguitato. A un certo punto lui ha quell'incontro così straordinario con Dio, va a Damasco ormai cieco, non sta mangiando, sta pregando, e mentre lui prega, Dio o Gesù parla a un certo discepolo di nome Anania. Glielo disse in visione. E la visione non viene mentre state giocando con un videogioco. La visione non viene mentre leggete il quotidiano. La visione viene mentre pregate. Quindi non c'è assolutamente nessuna forzatura nel dire che mentre Anania pregava, il Signore gli parlò e gli disse: vai in quella determinata strada, la strada o la via che si chiama dritta, e cerca in casa di Giuda uno di Tarso chiamato Saulo. Perché dice, egli è in preghiera. E ha visto in visione un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Quindi Anania stava pregando, Saulo stava pregando. Saulo aveva fame e Anania stava chiedendo: Signore, dimmi chi ha fame. Dimmi chi ha fame. Quando Gesù disse ad Anania che doveva andare da Saulo, Anania pensa che ha il bisogno di informare Gesù intorno a Saulo. Costui ha perseguitato, costui è qua che ha carta bianca da parte delle autorità religiose per portare in carcere, per trascinare a Gerusalemme quelli che ti servono. A volte noi pensiamo che Dio abbia bisogno delle nostre informazioni. Dio sa ogni cosa. Infatti, se Dio avesse bisogno delle nostre informazioni, non dovremmo essere noi a pregare Lui, dovrebbe essere Lui a pregare noi. Ma senza allargarci in questa direzione, Saulo stava pregando perché aveva fame. Aveva bisogno di Dio, voleva Dio. Anania stava pregando perché voleva essere usato da Dio. Anania stava probabilmente pregando dicendo: Signore, dimmi chi ha fame.
così io posso andare da loro con la tua parola. E in tutto questo è ovvio che possiamo dimenticare il fatto che Dio possa dirci qualcosa se non preghiamo. Se Pietro non fosse stato in preghiera, se Pietro non era un uomo che pregava, non avrebbe mai neanche sognato di andare a casa di Cornelio. Se Anania non fosse stato in preghiera, non gli sarebbe mai passato per la mente di andare a trovare Saulo da Tarso, perché lui viveva delle informazioni che non erano state ancora aggiornate, delle informazioni che lui aveva di Saulo. Saulo, un uomo violento, un uomo che perseguitava i cristiani, un uomo che li faceva uccidere, un uomo che li trascinava in carcere. Ma la preghiera non solo ci mette in contatto con Dio, aggiorna la nostra conoscenza e ci mette nella condizione di essere uno strumento nelle mani di Dio. Dio sa chi ha fame. E se noi glielo chiediamo, Lui ce lo fa sapere. Nulla di sbagliato, è più che positivo farlo, ma potremmo scaricare tonnellate di opuscoli sulla nostra città, magari affittando un elicottero per un giorno e facendo scaricare centinaia di migliaia di opuscoli su tutta la città. Potremmo avere striscioni tirati da aerei nell'aria, visibili tutti quanti. E potrebbe magari attirare la curiosità delle persone per dire cosa stanno facendo, chi sono questi. Ma è solo la persona che ha fame. È la persona che cerca Dio, che si è raggiunta, farà la differenza, perché da quella persona ce ne sarà un'altra, da quella persona potrebbe esserci una famiglia, da quella famiglia potrebbero esserci altre due famiglie, tre famiglie, quattro famiglie, ma questo è il metodo che Gesù ha utilizzato. Ma se piace a Dio, il fratello Sons verrà, prima o poi verrà, e ci parlerà di questo, di quello che lui ha definito il metodo del maestro. Ho sentito tante cose intorno a evangelizzare questo e quell'altro, e noi, ricordo negli anni passati, quando letteralmente è stata coperta ogni singola strada della città di Catania. L'unica zona che allora, non lo so se è stata prudenza o paura, che non è stata coperta, era quella, la zona a luci rosse, la zona del Via delle Finanze. Quella è stata poi tutto il resto c'era, ricordo che con inizialmente con il fratello Angelo Di Bernardo, poi con il fratello Presti Filippo, c'era la cartina della città, e ogni settimana si sceglievano un quartiere, si sceglievano delle strade. Tutta la città di Catania è stata letteralmente coperta di opuscoli, centinaia di migliaia di opuscoli. E ripeto, non è mai fuori luogo dare un invito, non è mai fuori luogo dare un opuscolo, ma se solo cominciassimo a focalizzare la nostra attenzione, se solo cominciassimo a tener conto del fatto che Dio sa
chi ha fame, e se noi glielo chiediamo, lui ce lo dice. Forse potrebbe indicarci una persona che preferiremmo non dover mai avere a che fare nulla con quella particolare persona, ma se noi in ubbidienza andiamo a quella persona e parliamo di Dio, se è stato Dio ad indicarcelo, qualcosa succederà. Un'anima sarà strappata dalle fiamme dell'inferno, un'anima sarà strappata dalla pena eterna, se solo abbiamo a cuore la volontà di Dio e se solo siamo presi dalla passione di raggiungere un'anima per il Signore. Perché Dio sa chi ha fame. Anche se è la persona più improbabile, anche se è la persona che noi non saremmo disposti neanche a scommettere un centesimo. Se quella è la persona che Dio ci indica in un modo o nell'altro. Quella persona conoscerà Dio. Dio sa chi ha fame. Zaccheo, la samaritana, Cornelio, Saulo, persone antipatiche, persone conosciute come disoneste, persone dalla reputazione equivoca, o persone come Cornelio, che facevano del bene, che però in ogni caso erano ingabbiati nella loro tradizione religiosa, o persone violente, che pensavano che uccidendo e trascinando in carcere stessero facendo servizio a Dio, come Saulo. Abbiamo quattro tipologie di persone qua. Zaccheo, l'uomo disonesto, che per guadagnare un euro in più era disposto a vendersi anche l'anima. La samaritana, che probabilmente era detestata da tutte le sue compaesane perché temevano che prima o poi sarebbe toccato al loro marito. O Cornelio, invece, la persona amabile, la persona disponibile. O Saulo, la persona da temere, la persona che si preferirebbe non dover mai incontrare. Non è la nostra opinione delle persone, ma è il fatto che Dio sa chi ha fame e se noi glielo chiediamo, ce lo fa sapere. E come dobbiamo chiederglielo? Come farà a farcelo sapere? Se facciamo della preghiera la nostra priorità, se le nostre azioni sono precedute dalla preghiera, accompagnate dalla preghiera, seguite dalla preghiera. Pietro pregava e Dio gli ha parlato. Anania pregava e Dio gli ha parlato. Dall'altra parte c'erano le persone improbabili che, a dispetto di quello che gli altri potevano pensare, stavano pregando. A modo loro, probabilmente, ma erano alla ricerca di qualcosa che era più grande di loro e che loro non avevano la più pallida idea in quale direzione andarlo a trovare, ma Dio sapeva dove erano, li ha localizzati con il suo satellite spirituale, e dopo, una volta localizzati in un modo o nell'altro, era là per mandare qualcuno che li potesse tirare fuori da quella condizione di perdizione. Ora la mia domanda ad ognuno di noi è: siamo noi disposti a fare quello che ci metterà in condizione di sapere da parte di Dio chi ha fame?
che è la preghiera, ciò che ci mette in contatto con Dio. Ma non la preghiera stile pronto soccorso. Non la preghiera fatta semplicemente perché è un dovere farla, lo devo fare, quindi tanto vale che lo faccia, così poi per il resto della giornata sono tranquillo. Ma la preghiera perché si vuole parlare a Dio e si vuole sentire da Dio. Dio, chi ha fame? Ti prego, fammelo sapere. Fammelo sapere. Come individui, come chiesa, se l'anima di una persona perduta non vale così tanto al punto di impegnarvi a voler sapere da Dio dove trovarlo. È un po' come quando si dà l'allarme, qualcuno si è perso nel bosco, qualcuno si è perso in montagna, si attivano gli elicotteri, si attivano gli alpinisti o questo o quell'altro, le forze speciali, persone esperte di quella particolare zona, perché vogliono andarlo a trovare. E a volte ho sentito persone anche dire, ma chi gliel'ha detto di andare sulla montagna? Perché non se ne sta una a casa? Quello non è il punto, intanto il punto è che c'è una persona che deve essere trovata e Dio sa dov'è quella persona. Vuole usarsi di noi per andarla a trovare. Un Zaccheo, una samaritana, un Cornelio, un Saulo sta aspettando te. E non lo saprai mai mettendoti davanti una sfera di cristallo. Lo saprai solo se glielo chiedi a Dio. La tua unzione mi accorge e per me così dolce voglio stare con te. Gioia in abbondanza c'è nella tua presenza, pace e libertà. La tua gloria risplende, mi trasforma e mi cambia, voglio stare con te, voglio stare con te.